Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Raffi Sonicchia. Oggi sono qui per spiegarvi come risolvere un problema che potrebbe capitarvi da un momento all'altro e che può causare molti problemi nel vostro PC. Stamattina ho acceso il computer e mi sono trovato davanti questo pop-up che state visualizzando, con scritto "Impossibile connettersi a un servizio di Windows". Questo problema causa l'arresto improvviso del sistema, il non funzionamento di alcune app e non solo. Infatti, dopo aver visto questo messaggio, ho provato ad aprire varie app. E Google Chrome non si apre, o meglio, il processo nella gestione attività risulta, però l'applicazione non si apre. Leggendo molte guide su internet, purtroppo, si arriva alla conclusione che il ripristino del sistema sia veramente l'unico modo di risolvere questo problema. Ma per fortuna su internet ho trovato un video in inglese che spiega che, attraverso la digitazione di poche stringhe di testo nel prompt dei comandi, il problema si risolverà quasi con la massima certezza. Almeno nel mio caso ha funzionato. In descrizione comunque vi lascio il link del video che spiega appunto come fare, ma vi farò vedere anche in questo video il procedimento che richiede davvero pochissimi minuti. Bene, aprite il prompt dei comandi come amministratore e digitate netsh e premete invio. Fatto questo, digitate winsock reset e premete nuovamente invio. Bene, il gioco è fatto. Adesso riavviate il computer e il messaggio dovrebbe scomparire, insieme a tutti gli altri problemi che questo errore causa. Spero che il video vi sia stato utile. Alla prossima!